lasciamo immediatamente almeno 2000 like per la carriera allenatore che già nell'ultimo episodio ha dato spettacolo. Guardate la classifica dei marcatori: Dybala, Higuain, Cutrone e Boriello, tutti là davanti. D'altronde sono i miglior 4 attaccanti della Serie A in questo momento. Speriamo che questo derby possa risultare positivo per noi, di riuscire a portare a casa un punto, solamente un punto, ma diciamo che con anche il rigore sbagliato da Gemaili non ci è andata proprio malissimo, vediamola così. D'altronde giocavamo con le seconde linee e a quanto pare siamo comunque... le altre devono ancora giocare, ecco perché siamo secondi. Possiamo andare a giocare un altro derby, quello col Sassuolo, che sicuramente è il mio derby, molto più sentito, e andare a vedere se riusciamo ad andare a prendere l'Inter. Tra l'altro siamo a pari punti con anche la Lazio, sempre meno 2 il Napoli. Giochiamo con le maglie più strane del creato, i titolari sono tornati e sono a posto, e adesso possiamo fare male a tutti gli avversari, anche perché dopo 2-1-1 voglio giocarle io, le partite. Un po' mi dispiace sempre andare a giocare contro il Sassuolo, perché è la mia storia, è la storia del canale, è la nostra storia, tutti insieme. Abbiamo esultato tanto, ci siamo divertiti, abbiamo provato emozioni. Ma bisogna essere il meno sentimentali possibile, perché a quanto pare loro sono partiti in quinta. Cutrone, ancora lui, dentro così, per Boriello che si scontra, Quagliarella che era andato avanti e il Sassuolo prova ad attaccare ancora. Ancora Boriello che porta palla, sempre Boriello che vuole andare, Boriello se li fa fuori tutti, ancora Boriello entrato in area, deve cambiare direzione perché non c'è più campo, Nyuguri con la testa non ci arriva. Cutrone, attenzione, ancora e poi tutto da solo, c'è Cucurella dall'altra parte, possiamo servirlo, questo è un pallone d'oro, non possiamo sbagliarlo e non lo facciamo! Ancora Cucurella e ancora Marco Boriello, ormai è nata un'intesa tra questi due, abbracciatevi forte, ma perché con Cutrone abbraccia Cucurella? Guarda quanto va questo qua, che facilità di passaggio, di cross, di assist, è fortissimo, Cucurella e Boriello addirittura col destro. Sono due mancini che si trovano a perfezione e ci fanno esultare tanto. 12° gol in Serie A per Boriello, ragazzi. Insieme a Cutrone, veramente goleador. Ancora Falcinelli. Ma no. Ma abbiamo preso gol davvero? Ma siamo riusciti veramente a prendere questo gol da Falcinelli? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Vediamo. Meret qua, non perfetto, eh. Un po' troppo avanti. Abbiamo preso il gol dell'1-1. Sappiamo che FIFA è pieno di script, di cose strane che ogni tanto fanno impazzire il gioco, ma qua stiamo veramente esagerando. Cucurella dentro per Cutrone, ancora Cutrone che la va a prendere, e ancora Cucurella che si appoggia a Marco Boriello con la suola, Boriello ancora lui, vuole andare sul mancino e poi tira di destro, e poi cosa abbiamo fatto? Questo è un gol alla Quagliarella! È il primo gol in rovesciata della carriera, vado a memoria! Non credo di aver mai fatto un gol in rovesciata e questo non me l'aspettavo, ho schiacciato perché sapevo che poteva venire. Boriello impenna la palla, Quagliarella fa questo. Quell'uomo ha appena fatto questo gol, è del suo gol, quelli dalla distanza, quelli in acrobazia, il gol alla Quagliarella. Sono stato male per un secondo, ma quando è entrata e ho visto che era buono, sono impazzito di gioia. 2-1, Fabio Quagliarella è tornato, sesto gol dopo l'infortunio, o prima anche, però sesto gol. Cutrone si allarga così su Lazzari che può puntare, chi è? Timo, grande Timo, ma noi la mettiamo per Cutrone che la stoppa e fucila consigli. Assagnoguri, verticalizzazione, proprio qui per Boriello, con il mancio, oddio che gol ha fatto! Oddio, questa è la giornata, questa è la partita, è la puntata dei gol spettacolari. Ero convinto l'avesse tirata là in alto e invece becca la traversa, l'incrocio dei pali, fa gol! E che gol! Cutrone per Boriello, boom! Traversa e gol nettissimo, bellissimo, fortissimo, levissimo! Boriello, Marco Boriello, 3-1! Questo è un 3 però. Grassi larga per Lazzari, lo ferma Antonino Ragusa, appena entrato al posto di Politano. Poi Duncan, bellissima palla per Falcinelli, ma siamo in copertura, molto bene Viviani, con un sangue freddo incredibile, riusciamo a uscire da questa situazione. E poi la teniamo qua, con Paloschi, che fa salire Paolo Cannavaro. Attenzione perché il Sassuolo adesso si scopre, sia perché stiamo attaccando, sia perché sta perdendo. Cucurella può scendere, ancora lui, sul secondo palo, sono tutti smarcati, come Grassi che ci va di testa, consigli. E finisce qua ragazzi, 3-1 per noi, anche questa la portiamo a casa. E adesso ragazzi c'è la Juve, veramente questa puntata è... sono i miei vecchi ricordi, prima il Sassuolo, poi la Juve, che è esattamente quello che abbiamo fatto l'anno scorso nella carriera.
e probabilmente sarà difficile, se non impossibile, battere i bianconeri, ma noi 3 punti servono veramente tanto. Poi giochiamo in casa, se riuscissimo a fermare la Juve e guadagnare 3 punti in questa partita, beh, non sarebbe niente male. La mia squadra del cuore contro la mia squadra della carriera. Non è mai una partita semplice, non è mai una partita facile, non è mai una partita in cui capisci che cosa tifi veramente. Ma sicuramente dovremo invece augurarci che la SPAL riesca a portare a casa 3 punti, anche se ovviamente nel mondo reale questa cosa non accadrebbe mai. Un po' seguendo il discorso che ho fatto all'inizio dell'ultimo episodio, prima di questo, non so se l'avete visto. Se non l'avete visto, vi invito ad andarvelo a recuperare, lo trovate anche qui sopra nelle schede. Il bala dalla bandierina la mette fuori così, Borriello, 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 non ci credo. Sami Khedira, il palo incredibile, poi la palla... Io lo torno a ripetere. Quando mi va bene che gli avversari beccano il palo, cascasse il mondo se poi non mi fanno gol. Ma cascasse proprio il mondo, eh? Non ce la posso fare. Se succede il miracolo del portiere, se beccano il palo, arriva sempre sulla respinta qualcuno che mi fa il gol, che mi danneggia, 18° gol in campionato. Utrone, dentro per Borriello, Borriello, lo stop il tiro, attenzione perché Buffon, credo, sì, non è Szczęsny, deve fare così e poi Coleman, dai, Coleman tirate su. Ancora noi, attenzione perché Buffon non è ancora tornato in porta, adesso sì, quindi dobbiamo aspettare un secondo. La palla messa dentro per Viviani, che va a cercare Cutrone, che va dentro così da Borriello. Borriello non riesce a tenere la palla perché Matuidi gliela ruba e poi Borriello... L'ha sbagliato da lì sul mancino nell'area piccola. Da predatore come sei, Marco. Corpo troppo all'indietro. Però qua probabilmente ci scappa il 2-0 con Paolo Dybala, che ci è sfuggito dalla marcatura. Mannaggia. Mannaggia, mi fa la Dybala maschi in faccia ancora come l'altra volta. E che fastidio. Voi non avete un'idea del fastidio che mi dia questa cosa. Vabbè, vediamo. Ha fatto una gran azione. Higuain è andato avanti. Gran passaggio. Meret ha sbagliato forse il tempo dell'uscita e prende il gol. Lazzari e Cucurella ancora sul mancino, la mette nella mischia così, non c'è niente da fare, ma arriva Cucurella che la tocca quanto basta, recupera il possesso della palla, poi con il tacco fa una cosa che forse non doveva fare. Higuain che porta palla, c'è Dybala ancora dentro per Higuain, è entrato il cross per Bernardeschi, Meret e guardate cosa succede, no va là, questo giro, ecco, ancora una volta Meret, tiro al bersaglio in questo momento. No, si vedeva da come la crossava che faceva gol. Demoliti in casa, dalla prima della classe, è incredibile. Contro questa Juve in FIFA 18 è impossibile giocarci. O almeno io, non lo so, forse lo faccio inconsciamente, ma anche l'altra volta l'andata mi ha fatto malissimo. Dybala e Higuain, Higuain e Dybala, un po' come Borriello e Cutrone, che però in questa giornata... stanno veramente facendo il nulla cosmico. No, basta però! Non c'è bisogno di farne 4. Il 20° gol in campionato di Higuain. Quasi quasi rage quitto. Non ho neanche più voglia di giocarci. 4 pappine sono veramente tante, eh. 4 sono veramente troppe. Ci infilano come burro, non lo so. Abbiamo trovato un assetto difensivo spettacolare e poi qua tutto di prima. Borriello la va a recuperare, dentro per Viviani, e poi verticalizzazione, Cutrone, ancora Cutrone, che la tiene, gliela ruba Howedes, addirittura l'ora è vivo, può giocarle le altre partite che non siano nella realtà, e la rubiamo, e poi Dybala fa sportellate, non ci posso credere, con Salomon, Bernardeschi, dentro per Thiam addirittura, no, il gol di Thiam mi sarei veramente arrabbiato. Però stai a vedere, Thiam, come si libera e come ci può far gol davvero. Che fucilata ha tirato. Sarà la prima partita che gioca questa. La sua prima partita in Serie A. La sua prima rete contro noi. Guardate come si è girato. E guardate che fucilata che ha tirato. Fortissimo. Io lo compro. Lo giuro, lo compro. 2 gol in Serie A. Finita. 5-0. Sì, solamente 5. Abbiamo preso la manita. Higuain va a prendere con la sua tripletta. Poi uno di Dybala, uno di Thiam. Ma... veramente uno schifo, veramente abbiamo fatto vomitare. E rimaniamo terzi e ci andrebbe benissimo perché comunque si va in Champions. È la prima stagione, beccare la Champions con la SPAL non sarebbe facile. Pensate, la prima stagione Champions più la vittoria della Coppa Italia. Sarebbe veramente tantissimo.
E tutto questo è ancora possibile, ma deve essere qualcosa che vi piace, che vi interessa, ed è per questo che vi chiedo di arrivare almeno a 2000 like per questo episodio della Carriera Natura.